Grazie per aver registrato l'ultima acrobazia. Figurati, sono felice di aiutare. Quell'acrobazia era fantastica e io avevo il posto migliore del teatro, del ruscello. Grazie, non a caso ci chiamano i 10 manubri. Siamo le ruote del ruscello! Le ruote del ruscello? Idea! Ho conosciuto dei ragazzini dell'altra sponda del ruscello a cui piacerebbe ciò che fate. Potrei presentarveli. Sul serio? Sì! In qualità di Craig del ruscello è mio dovere riunire i bambini. Vi piaceranno! Va bene, Dillard, sei pronto? Sì, Dillard! Fa una capriola! Sì, d'accordo! Dovrebbero essere qui! Bravissimo, Dillard! Nessuno sa cadere come te! Ehi, Craig, amico mio, come butta? Chi sono quelli col triciclo? Quelli col triciclo? Andiamo su due ruote, tranne Todd, ma ci sta lavorando! 10 manubri, i pattinatori. Pattinatori, ecco i 10 manubri. Ciao! Come va? Che cosa sta succedendo, Craig? Beh, ho pensato che visto che siete molto simili, era bello farvi conoscere. Siamo simili? Davvero? Io sono perplesso. Non sono sicura di capire. Nemmeno io. Sono tanto turbata. Avete visto tutti? Di che cosa parlate? Siete esattamente uguali. Voi due siete le toste. Voi i tipi selvaggi. Voi i più forti in assoluto ma comunque alla mano. E voi due siete i Todd. Questo che cosa vorrebbe dire? Il bambino che fa sempre pasticci? Oh, intendi dire Dillard? E questo che cosa vorrebbe dire? Non importa! Il punto è che voi siete identici. Insomma, con le ruote e il resto, non lo vedete? Togli gli occhiali così vedi meglio. Mi fidavo del tuo giudizio, ma... Che stai dicendo, Williams? Ok, grazie per averci presentati, ma secondo me non ci assomigliamo. Noi abbiamo le bici, loro i pattini. Il nostro è uno sport estremamente pericoloso, mentre andare sui roller è... beh, una cosa da bambini. Chi hai chiamato bambini, bambina? Già, il pattinaggio in linea aggressivo non è da bambini. È un tipo di trasporto altamente rispettato che quando viene padroneggiato dai professionisti può essere un'attività atletica esaltante e impegnativa. Qualunque cosa voi facciate con quattro ruote, noi la facciamo con due. Tranne Todd, ma ci sta lavorando. Sì, ci sto lavorando! Facile da dire se quello che fate è stare seduti. Beh, io non sto seduta quando pedalo sfrecciando nel vento. Ecco la differenza. Tu fai girare le ruote, noi siamo le ruote. Sì, e avete il potere di andare tanto veloci da aprire un portale extradimensionale che spacca lo spazio-tempo, chiamato... Cannone Spazio! Spazio! Sì, come no! Si chiama Turbo Spazio! Spazio! Te lo sei appena inventata! Tu te lo sei inventato! Le mie ruote sono veloci! Le nostre sono ancora più veloci! Siete esattamente uguali! C'è un solo modo per sistemare le cose. Noi contro i 10 addormentati. Stile staffetta. La squadra più veloce vince, è ovvio. Una gara? Aspettate, aspettate, ragazzi! Non era così che doveva andare! Voi dovreste uscire insieme! Dai, andiamo a fare un giro alla pista ciclabile. Magari raccogliamo qualche fiore, parliamo del perché ci piace essere super veloci. Troppo tardi, Cupido, ormai è sfida aperta. È meglio che vi ritiriate ora se avete paura, 10 feriti. Siamo i 10 manubri e noi non ci tiriamo mai indietro da una sfida. Sì, è vero, accettiamo. Sarà un gioco da ragazzi. Dopotutto noi siamo le ruote del ruscello. E cosa ho fatto? Ok, pare che siate tutti pronti a partire. Wow, avete preso seriamente la gara, eh? Ma qui siamo tutti vincitori, giusto? Pronti? Meglio non inciampare e lasciare segni di scivolate. Partenza! Spero che tu abbia fame perché stai per mangiare la mia polvere. Via!